Cosa succederebbe se venisse detonata una bomba atomica nel punto più profondo degli abissi? Sicuramente non avrebbe senso farlo, ma magari Biden e Putin in preda a un raptus dichiarano guerra agli abissi. Così, giusto perché ai leader americani e russi piace iniziare guerre senza motivi. La profondità è di 11.000 km, più del mio ano, tre volte tanto il Titanic. Speriamo che a nessuno gli venga in mente di andare a visitarla con un sommergibile, perché altrimenti penso che si perderebbe l'uscita di GTA 6. Per questo test useremo la bomba Tsar, che è la bomba atomica più potente mai detonata dall'uomo. La sua esplosione è stata così potente che la sua onda d'urto ha fatto il giro della Terra 3 volte. Cioè, pensate, ha visto le piramidi, il Colosseo, la muraglia cinese, il tutto per 3 volte, in meno tempo che tu impieghi per visitare Catanzaro. Bombe del genere possono far evaporare laghi interi. Vediamo il nostro test. Parte l'esplosione, poveri pesci, 50 megatons si liberano. La fossa delle Marianne vedrebbe la luce per la prima volta da quando esiste. Inizierebbe a crearsi una mega bolla di vapore e nuclei radioattivi. L'onda d'urto verrebbe sentita dalle stazioni sismiche di tutto il mondo, anche quella di Catanzaro. Quando la bomba Tsar è stata esplosa nella superficie terrestre, la bolla di fuoco è cresciuta di 10 km dopo un solo secondo dall'esplosione, mentre l'atmosfera terrestre faceva di tutto per fermarla, ma un po' inutilmente, come quando il Papa prega per far finire le guerre. Con l'acqua però è diverso, la pressione in fondo alla fossa delle Marianne è molto più forte, quindi dopo un secondo dalla detonazione la bolla diventerebbe larga un solo chilometro e inizierebbe una sfida con l'acqua tipo Dragon Ball quando due onde energetiche si incontrano, vincerebbe l'acqua. L'esplosione si trasformerebbe in bolle radioattive che salirebbero in superficie, quindi molto probabilmente nessuno tsunami, nessun terremoto, solo materiale radioattivo.